Chi non riesce a perdonare è condannato all'infelicità. Mi ha colpito molto questa frase e credo che sia vera, anche se il perdono è qualcosa di tutt'altro che facile, perché credo che ognuno di noi ha vissuto situazioni di sofferenza, di dolore, di difficoltà, per le quali non riesce proprio a perdonare. Ragioniamo spesso sul perdono e ci chiediamo che cos'è e cosa non è. E molto spesso arriviamo a renderci conto che proprio non riusciamo a perdonare. Ma perché ci facciamo in continuazione tutti questi problemi relativi al perdono? Perché credo che in fondo tutti noi sappiamo che chi non riesce a perdonare vive male. Supponiamo che qualcuno abbia fatto qualcosa che ha scatenato dentro di noi una forte rabbia, che ne so, un parente vicino ci ha fatto un grave torto. A quel punto nascerà dentro di noi una grande rabbia e tenderemo ad esprimere questa rabbia nei suoi confronti, ad urlare, a parlare, a discutere, tentando in qualche modo di venire a capo di quella situazione, e a volte magari ci riusciamo anche. Altre volte, per quanto discutiamo, per quanto cerchiamo di metterci d'accordo, alla fine proprio non ci riusciamo. A quel punto non è che questa rabbia sparisce in un attimo, si dissolve nel nulla, anzi. La rabbia è un'emozione molto istintiva e molto intensa, è come se fosse un campanello d'allarme, è la risposta emotiva del nostro corpo ad una situazione che ci fa soffrire, un po' come il dolore è la risposta del nostro fisico nei confronti di qualcosa che nel nostro corpo non sta funzionando. Ora, la rabbia come emozione intensa dopo un po' sfuma, tende a diminuire, anche perché le emozioni più sono intense e meno sono durature. Ma se quello che ha scatenato quella rabbia non si risolve, la rabbia tenderà con il tempo a trasformarsi in qualcosa di simile ma diverso. Diventerà rancore, risentimento, una forma di rabbia meno intensa, ma più sotterranea, più nascosta, ma non per questo meno viva. Il problema qual è? Il problema è che la rabbia, nella sua intensità, ci spinge ad agire. Il rancore, invece, è qualcosa di più sotterraneo, che magari ci teniamo dentro per tanto tempo, senza esprimerlo, eppure lavora, continua a lavorare dentro di noi. Credo che chi ha sperimentato questo fiume sotterraneo del rancore sa bene che anch'esso non è un'emozione piacevole. È più che un sassolino nella scarpa, è come se fosse una ferita sempre aperta. Il nostro sistema emotivo tende sempre a ritrovare l'equilibrio, mettendo in moto meccanismi che tendono a ridurre la nostra sofferenza. E per farlo, a volte, tende a rimuovere certe cose che ci causano sofferenza. Dopo un po' può essere che tenderemo a dimenticare quella cosa che ci ha ferito così tanto, ma basterà anche soltanto vedere quella persona, oppure vedere un oggetto che ci ricorda quella situazione, ed ecco che la sofferenza dentro di noi, se non è stata risolta, ritornerà con grande intensità, ancora come una ferita aperta. Ed ecco finalmente la funzione benefica del perdono. Il perdono è come se fosse quel balsamo lenitivo e curativo che finalmente va a porsi sulle nostre ferite aperte per darci un po' di sollievo. Il perdono porta con sé moltissimi benefici. Innanzitutto ci fa fare un passo avanti, lasciandoci alle spalle quella cosa che ancora ci feriva e ci faceva soffrire. Ci libera dall'ansia, dalla depressione, da quello stress continuo che provengono dal rancore e dal risentimento. Alleviando lo stress, il perdono rilassa, fa bene al cuore, ci fa bene fisicamente, psicologicamente ed emotivamente. Quando riusciamo a perdonare, si allontanano finalmente quelle nubi del rancore e diventiamo più aperti alla vita, ad un rapporto positivo verso gli altri, all'empatia, anche al volontariato. Insomma, il perdono è un dono grandissimo che facciamo sia agli altri, ma direi quasi prima di tutto a noi stessi. E la fai facile tu, mica è così semplice. Lo so benissimo che non è affatto semplice, anche perché dentro di noi abbiamo idee, convinzioni, pregiudizi
che ci frenano nel provare a percorrere finalmente la via del perdono. Ad esempio, io non riesco proprio a dimenticare. Scusa, ma quindi dovrei continuare a subire senza reagire? Io potrei anche perdonare, ma non me la sento proprio di riconciliarmi con quella persona. No, guarda, perdonare proprio no, perché sarebbe un atto di debolezza. Quei valori sono troppo importanti per me, non posso perdonare chi li ha feriti. Nel prossimo video affronteremo queste ed altre obiezioni che ci frenano dall'iniziare il percorso verso il perdono. Ne ho trovate 10 e credo che se riusciremo a chiarirci bene le idee su che cosa non è il perdono, ecco, forse saremo più liberi, più tranquilli, più sereni nell'intraprendere finalmente questa strada che porta così tanti benefici nella nostra vita, che può veramente sbloccarci interiormente e darci una gioia che non sperimentavamo da tempo. Iscriviti per non perdere i prossimi video e attiva anche la campanella per ricevere le notifiche. Lascia un mi piace se vuoi e condividi questo video, magari nei confronti di qualche amico che sai che ha ancora qualche difficoltà a perdonare.